Ciao, mi chiamo Luis, qualche anno fa facevo i caffè, poi ho c***o davanti a una telecamera e ora sono una star del web. Luis Sal. Allora, qualche tempo fa ho fatto una vacanza con dei miei amici, siamo finiti in Slovenia, abbiamo fatto un sacco di avventure. No, non possiamo più tornare in Slovenia dopo un po'. Finalmente torniamo assieme dopo un bel po' di tempo. Questi pochi giorni che abbiamo assieme voglio usarli al massimo, voglio sfruttarli al massimo. Voglio divertirmi con i miei amici finché li ho. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. È un reunion molto divertente, anche se c'era, l'ho trovato al mio arrivo, Diego Nasca. Vabbè, si sa che è community act. Questa se vuoi tagliala. In aereo. Ma dove stai? Con sto cannone. Cos'è sta roba? È gigantesca. Finalmente il leggendario gruppo della Slovenia si è riunito con purtroppo un sacco di merda in più che non c'entra un cazzo, che Diego Nasca, però è così. Basta, finita la vacanza, torno a Milano. Cervo. Puoi riniziare da dove hai iniziato ora? Welcome back boys, here we are, we're in the September... Ok, here we are guys, here we come when September ends. Siamo tornati, siamo noi, i ragazzi della Slovenia, che non sono così tanto i miei amici. È una roba superficiale dove si parla di rapporti lavorativi. Infatti siamo venuti con i genitori, io li chiamo così, che sono Rico e Lussorio. Lussorio è il genitore che preferisco, quindi mia madre o mio padre, non dico chi è dei due perché se lo vedono mi rompono le palle. E Rico invece, quello che preferisco di meno, e lo chiamerò papà per convenienza. Ciao papà. Che ti ha fatto? È irrispettoso, molto irrispettoso, non curante di ciò che gli altri fanno per lui. Srumok, stai in carenden, Srumok. Guarda che co***o. Se le ha calde di stream da him. Lo vedo nei tuoi ricci, Cico, sento che mi vuoi. Io, Matteo, Diego e Rico abbiamo deciso di fare una passeggiatina sul lungomare. Ma che avete fatto 2 ore? Ah, abbiamo fatto dei tuffi in mare. E com'è il mare? Bello. Ci siamo fatti trascinare da dei fan. Ci tuffiamo insieme. Come stai, Luigino? Sto bene. Sì? Sì. Ma che c***o. Ho messo le cavatine dell'hotel. Io, a me piace leccare le v***e. Io a me. No, ma siamo in vacanza, ma sai. Ma io non mi rompo i co... Ma vedi questo. Nasca, mi stai sui c***oni. Pezzo di m***a, non doveva venire con noi in vacanza, non c'entra niente con il gruppo della Slovenia. Ma forse la prossima volta al Matteo può rimanere anche il Lugano in Svizzera, la sua amata Svizzera. Non capisco questo accanimento. Ci si può tuffare da qua? Adesso chiedo. Fiore! Vi faccio vedere il nuovo format dell'estate, si chiama Luis. Okay. Oh, guarda, Luis. Tuffati di testa lì proprio. Luis al vento. No, mi faccio male. Volevo giocare a Luis Sal. Come si gioca? Dimmi, come si gioca? Ma se è lo schizzato del gruppo, con quei c***i di capelli bianchi. Ma alla fine un ragazzo con la testa sulle spalle. Sa divertirsi e si emoziona con poco. Ma cos'è quello? Ah. Questo è il gioco, veramente? Sì. Gridare Luis Sal. Cioè io dovrei affacciarmi e dire Luis è... Prova a dire Matteo. Matteo. Non mi conosco. No. Ma Matteo. No. Luisa. Luisa. Possiamo tuffarci insieme? Ci tuffiamo insieme? Sì. Io voglio tuffare. No, tu non vieni. Hanno chiesto a me, non a te. No, vabbè. Ma spero che ti... No, dai. Luisa. Tuffiamo con i fan. Bello. C'è qualcosa di losco e di sinistro in questa vacanza. Ho iniziato a dubitare da subito dell'integrità del gruppo. La cosa che mi preoccupa più di tutte in assoluto sono gli sguardi. Di tutti. Quando ci si guarda negli occhi non è più la Slovenia. Puoi mettere anche una clip della Slovenia dove siamo allegri e una clip dove siamo allegri qua per paragonarla. No, ti ricordi che Simone era attivo un quarto d'ora e poi 3 ore dormiva? Sta andando bene, sta ricaricando, adesso vedo che sta al sole da un po', dovrebbe tra un po' essere pronto. È tutto sbagliato, non c'è più dell'amicizia qui. È al 40%.
c'è dell'odio tra di noi. Più di così, Simone? Lo sento, guarda il Matteo. Che lui è un vermone di Man in Black, guarda. Siamo subito andati a fare un bagno elitario nella piscina. Abbiamo fatto io gli scivoli sottomarini, che praticamente tu fai finta di scivolare su uno scivolo invisibile che non c'è, ma sei sul fondo. Abbiamo fatto dei giochi sul fondo della piscina. Luis faceva il morto sempre, arrivavano i bagnini a dire ma che fa quello? Poi non mi ricordo. Mi piacciono i peli pubblici. Siamo carichissimi di passare la prima sera insieme. La scritto anale? È assurdo che permettano comunque un segnale del genere. Chiamo anale. Puoi non riprendermi con la tua vistuosa videocamera? Adesso è ora di giocare sul serio. Limbo! Daniele, per rompere. Wow! Sono fatto male al ginocchietto. Limbo! Ah, no, scusa. È impossibile. Mi hanno spiegato che. Hai visto la tecnica? No, non me ne frega un di quello che fai. Per me sei una persona qualunque. Andiamo. Che non vale un c***o. Siamo andati a mangiare il pesce in una pizzeria e... A me piaceva la tua pipì. È stato bellissimo. È stato bellissimo ritrovare il mio amico Luis, che è l'unico a cui voglio bene. È frizzante, sì. C'era anche Diego, che lo reputo un tossico di merda. Un saluto a Diego. Spero che in questa vacanza i rapporti di amicizia vengano indeboliti, così dal godermela ridendo in determinate situazioni. Stavo dicendo che Daniele è stato disegnato da Matt Groening. Sentimi like facili, sembra il signor Barnes, lo sentite già un sacco di volte. No. Bello questo bullismo da terza elementare. Bravi ragazzi, avete più follower di me, complimenti a voi. Ah, perché i follower non dovrebbero... Ammetto che li abbiamo... Perché follower... È un po' d'acidità di stomaco. Puoi riprendere la tua pizza, per favore? Riprendi la tua, guarda che bella. La mia è più bella. Di chi era il monopattino che ho rubato? Edoardo è diventato famoso su TikTok, arrivano tutti i bambini a salutarlo e a dirgli le frasi. No, povero Edoardo, non, se gli dico così... È molto simpatico Edoardo. No, me lo prendo io. Diciamo che il pubblico si è ampliato e è un pelo più difficile girare. Che vuoi? Un grande pezzo dei Borilla. No! No! Mi nomino grande testa di sbaglia storia. Ti nomino Rosario, grande padre della figa Atlantica. Finisce sempre così, ogni volta che iniziamo a rilassarci un attimo, si scaldano gli animi. No! La spada della nomi! Ma le spalle sono sempre qua, ci sta il mio c***o dentro. Ti ingrappa, ma tu sei... Ti sento? Età media 10 anni e mezzo con genitori, un incubo, porco. Almeno c'erano i mates e capivo, ma Dio Luis è il Matteo, porco la latrina e Dio nel palestrato. Il Matteo è Luis, non è possibile che 12 anni e 13 anni seguono il Matteo, un pessimo esempio, bestemmia ed è una latrina di
non è possibile che questa persona non ridere. Al pubblico di bambini, io ammetto di avere anche bambini nel pubblico, assolutamente. Infatti mi dispiace vedere molti bambini che inizieranno a bestemmiare all'età di 13 anni, questa cosa mi turba un po', mi dispiace. Nemmeno vanno a catechismo e già conoscono tutti i peccati. Però mai come il pubblico di Diego Nasca, che è completamente rincoglionito. È una latrina di persona, perché i dodicenni vanno da lui e dicono mettiamo una foto, Diego, è sbagliato, non si fa. Ragazzini, smettetela di bestemmiare. Forza di non ne posso più! Non ne posso più, porco di casa! Sono Daniel. Qui da 12 ore, di voglio già spararmi i c***i e mangiarmeli, mio Non so, Strumox si sente un pelo fuori luogo. Sì, cioè, due anni fa non era così la situazione. A parte no, il fatto che eravamo in Slovenia e non ci conoscevamo. E io l'ho proposto 100 volte di andare in un'altra parte che non sia in Italia. Tutta colpa di Luis. Luis! Luis e il Masseo. Senti, Luis, Masseo, una foto. Abbiamo dimenticato Simone dentro al furgone e Daniele si è rotto i c***i ed è scappato. Però sì, è scappato. Sì. Beh, effettivamente c'ha ragione. Ma tipo Strumox dov'è? Ha preso ed è andato via. Ha preso il bagagliaio. Sei il cluster del bagagliaio. Che ti hanno detto? Com'è Luis? È davvero così? Io che gran c***o ne so, tu non sei mio amico. Luis, vai a prendere il gelato. Grazie. Bella, Luis. Ciao. Luis, ciao. Folle di persone per fare 500 metri 40 minuti, però è divertente. Oddio, lui sta! Ciao! Lui si comoda al volo. Alza mascherina al volo, insieme. Grande. Non si può uscire la sera perché sennò siamo stormati da bimbi. Questa vacanza è una merda. Fine. Andiamo a Gallipoli, ma no, c'è un sacco di gente, ma in un paese dove non mi conoscono. No, no, andiamo a Gallipoli. Dio c***o, per il c***o, la gente ci accerca, Dio c***o. E vai a dire crota, porco c***o, ai bambini. Ma vai a f***o, porco c***o, sono vergine. Dico che sono vergine, 1 milione di più, porco c***o, sverger galera. Però c***o, come ride e parli. Io Non sono più a mio agio. Daniele Simonetti. È come un virus. Torniamo a casa, per favore. Ma lì dietro c'è. C'è Strumox qua. Strumox vuole un po' d'affetto perché è un pezzo qua. Di m***a. Edoardo, appena scendiamo, Dio facciamo uno. Fate scendere me, Simone. Il tagadà, ragazzi, è un assolutamente una tradizione anche veneta, durante le sagre di paese, il tagadà, via. Ah, siamo andati sul tagadà, io si vedono i lividi, sono tutto tumefatto. Io sono emozionatissimo. Grazie. Non l'ho mai fatto più di una. Si spintona, si tira la gomita in bocca. Tagadà. Sangue. È un combattimento, è sopravvivenza. Mi è piaciuto molto il tagadà, mi ricordava quando ero piccolo e stare lì a girare è la cosa più divertente, che più divertente anche della fica. Credo di avere un'infezione sul cazzo. Ho il frenulo rotto. Perché non siete venuti a saltare in mezzo alla cadata? Bello, bellissimo. Scrive tutti. Sì, Daniele, però. Buonanotte. 9 colazione, 10 palestra. Buonanotte. No, palestra no, palestra. 11 sugo. Buonanotte a Cata Luis. Buonanotte. Ciao, ciao ragazzi, buonanotte. Notte tu. Allora, se finiamo le amicizie qua. Ho capito, tu mi hai fatto una domanda. Io ti stavo rispondendo. Io mentre ti torno a Mykonos. Dai, no. Ragazzi, è chiaro. È che io non sono molto bravo con i reality, devo dirti la verità. No, i reality dovrebbero essere proprio realtà. Allora, forse non sono bravo con la realtà. Forse è tutta una sovrastruttura questa. Non c'è niente di vero. È tutto un piccolo...
piccolo palcoscenico montato a dovere. Questo penso. Non stai piangendo da me. Perché sono io il dio di questo contenuto! Sono il dio di internet!